Vincenzo Giannusa, centrocampista arzanese, questa arzanese che finalmente ha agguantato l'obiettivo playoff. Vincenzo, domenica una partita straordinaria contro l'Aprilia e da Messina è arrivata la notizia che tutti speravamo di sentire. Sì, infatti, era l'ultimo ostacolo della rincorsa di questi benedetti playoff che stavamo cercando di raggiungere e appunto l'Aprilia era l'ultimo ostacolo che ci avrebbe permesso di raggiungerli con l'aiuto del Messina, che fortunatamente ha sconfitto il Martina, perché purtroppo dipendevamo anche da loro. Però fortunatamente è andata bene, quindi adesso ci prepariamo a questi spareggi. Ecco Vincenzo, tu che sei uno che faceva parte anche del primo gruppo, diciamo, prima del calciomercato di gennaio, hai potuto vedere da dentro il cambiamento radicale che c'è stato nell'Arzanese, un Arzanese che nella seconda parte della stagione, nel girone di ritorno, è appunto seconda in classifica proprio dietro al Messina, con ben 33 punti guadagnati in 17 gare. Una svolta che poi si è rivelata decisiva. Sì, è stata, cioè, se non avessimo fatto questo cambio, questa inversione di rotta, sicuramente non saremmo arrivati a questo punto, perché deficitari da un girone d'andata dove avevamo raccolto pochissimo, mi pare 10 punti, quindi non, se non avessimo fatto questo sarebbe stato impossibile raggiungere. È stata una, diciamo, forse anche più bello, perché raggiungerlo in questo momento forse diciamo che saremmo, diciamo, in una fase positiva nostra, quindi sarà, diciamo, di buon auspicio anche per questi spareggi. Magari se fossimo arrivati come magari poteva arrivare qualche squadra che era già salva e trovarsi nei playoff all'ultimo momento, magari mentalmente l'avrebbe anche presa in maniera negativa. Noi forse in questa maniera è stata anche come una vittoria il raggiungimento di questi spareggi, quindi forse sarà anche di buon auspicio questo. Quando si completano le rimonte c'è sempre la spinta emotiva che fa etichettare questa Arzanese da tutti gli addetti ai lavori come la vera favorita per questi playoff. Fa piacere sentire tutta questa stima dall'esterno oppure un peso che poi può avere ripercussioni in negativo? Come la vedi tu? Guarda, io credo che in questi momenti una squadra forte debba avere equilibrio. Noi abbiamo cercato di averlo, anche se qualche volta magari è stato difficile, perché abbiamo vissuto veramente dei momenti molto altalenanti, quindi l'inizio del campionato è stato molto difficile, dove magari nessuno credeva in noi. Adesso in questo momento, come dici tu, qualcuno ci dà addirittura da favorita. Io credo che noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, non dando ascolto a quello che arriva dall'esterno. Fa piacere sicuramente che in questo momento anche dall'esterno si accorgano di quello che di buono stiamo facendo, però secondo me dobbiamo guardare a noi stessi, continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e sicuramente possiamo mettere in difficoltà in questo momento il Sorrento, che sarà il nostro avversario. Ecco Vincenzo, per come la vedi tu, quest'Arzanese ha ancora margini di miglioramento oppure contro l'Aprilia è stata veramente la gara perfetta, perché poi si è subito poco e in attacco si è fatta veramente la differenza già dai primissimi minuti, sia come approccio che come gestione proprio del risultato, che forse era un po' la pecca di questa squadra nelle giornate precedenti? Ma io credo che i risultati aiutano a dare consapevolezza e fiducia, quindi credo che il risultato di domenica sia frutto anche delle prestazioni passate. Secondo me sono le prestazioni, i risultati positivi che ti aiutano nel futuro ad approcciare in maniera positiva. Domenica no, non credo sia stata una partita perfetta, credo che sia stata una partita che abbiamo giocato come andava fatta, nel senso che abbiamo avuto delle possibilità di prendere gol, però non l'abbiamo preso, magari in altri momenti avremmo preso gol. Questa volta magari ogni tanto magari la fortuna ha girato anche dalla parte nostra, perché è inutile negarlo che a volte anche la fortuna ha la sua parte. E in questo caso, nel nostro caso, fortunatamente in questo momento l'abbiamo portata alla nostra parte, perché credo che siamo noi a decidere il nostro futuro. Quindi la fortuna è una componente importante che in questo momento ci sta dando una mano e spero che continui.
Adesso c'è questa sosta, poi come hai detto tu ci sarà questa doppia sfida col Sorrento che ci dirà molto rispetto a questa, appunto, questa promozione barra salvezza per accedere alla Lega Pro Unica. Che partita ci dobbiamo aspettare? Ma guarda, io credo che in questi spareggi si azzeri tutto. Nel senso che la classifica, a parte il fatto che loro hanno il vantaggio per il posizionamento in classifica, però credo che tutto quello che abbiamo fatto adesso, anche se di buono, sia zero, perché sono due partite, a sé. Loro sono una squadra che ci hanno battuto sia all'andata che al ritorno, però noi siamo una squadra diversa da quella che loro hanno affrontato, specialmente all'andata. Quindi mi aspetto una partita difficile, difficile, però noi in questo momento abbiamo le armi per affrontarla e portarla a casa. Ecco, allora c'è ancora molto tempo per questa partita, però ti faccio già da ora l'in bocca al lupo per te e per l'Arzanese. Crepi, grazie.